Lo spettacolo sulle tribune, bandierine in curva Volpi per accompagnare l'ingresso in campo di Chieti e San Benedettese, polverizzati nel giro di qualche ora i 280 tagliandi messi a disposizione dei tifosi rossoblu, premiati all'Angelini prima della sfida Massimiliano Barni, Gabriele Morganti e Franco Rosati, ex Chieti, per la sfida più suggestiva del girone F, confermata la formazione che ha avuto la meglio sul Matese. Nel turno infrasettimanale in attacco Lucarelli si affida ad El Wasni e Orlando. Squalificato Lulli nella San Benedettese che deve difendersi all'inizio dell'incontro il pallone dentro di Siragusa, un invito delizioso non capitalizzato da El Wasni. Chieti che reclama in un paio di occasioni nel primo tempo un calcio di rigore per un tocco di mano all'interno dell'area, e questo è il primo episodio, mentre la San Benedettese risponde con la velocità di Ahmet Fall, che trova di fronte a sé Forti in uscita e tenta il pallonetto che termina sopra la traversa. Qui invece il secondo episodio in cui protesta con una certa intensità per un tocco di mano in area il Chieti, anche nella circostanza per Di Nosse non ci sono gli estremi per un calcio di rigore su questo intervento da parte di Conson. San Benedettese in crescita nel finale di prima frazione ad un passo dal vantaggio, prima con Lisi con la deviazione sulla traversa di Giovanni Di Renzo, con Buono Chieti salvato dal palo, ancora Lisi che non trova il gol sotto la curva dove sono sistemati i tifosi marchigiani, e un risultato di parità che regge ancora per poco nel secondo tempo, perché Fall a segno in questa stagione contro il Chieti già quando indossava la maglia dell'Atletico Terme Fiuggi replica con questo colpo di testa l'attaccante inseguito anche dal Chieti nel corso del mercato di riparazione. San Benedettese che con Cardella infila per la seconda volta Forti, ma c'è la segnalazione di fuorigioco a fermare la squadra di Santi Alfonsi, anche se c'è più di un dubbio nel frangente, tutto fermo, ma il Chieti torna a farsi vedere dalle parti di Tobias Knoflach, il quale intercetta la punizione di Pietrantonio, soluzione centrale per il difensore del Chieti che trova qualche istante dopo il gol del pareggio. L'assist è del giovane Federico Gai, segna Badr Eddin El Wasni per i tifosi del Chieti, semplicemente Bruno, secondo gol consecutivo per lui nel giro di 4 giorni. Il Chieti pareggia grazie all'ex matese che prova a non far pesare l'assenza prolungata di Fabrizi allo stadio Angelini, la riacciuffa lui. Chieti 1, San Benedettese 1. Continua il nostro percorso fatto di tanti alti e bassi, purtroppo, e per fortuna, diciamo, perché siamo bravi ogni volta che andiamo giù a rialzarci. Evidentemente la squadra comunque, mi dispiace che la nostra squadra ha un pochettino un po' troppo alti e bassi, evidentemente io non riesco a, ma non vuole essere solo un demerito, semplicemente ci devo lavorare, devo capire come dare continuità a un gruppo di giocatori che comunque dimostra sempre, risponde sempre presente, come oggi. Noi venivamo da un periodo positivo, poi molto negativo, poi mercoledì abbiamo vinto una partita importante, sofferta, e oggi invece i ragazzi sono stati un po' più sbarazzini, hanno proposto qualcosa, hanno fatto vedere anche qualcosa. Decisamente sì, poi il gol un pochettino così ci ha condizionato, però di fronte avevamo una squadra con giocatori molto forti. Riusciamo a fare questo, nel senso a dare il massimo, quando i ragazzi lo fanno riusciamo a proporre e siamo veramente contenti, però fa parte del percorso. Strategicamente si sono visti delle cose interessanti secondo me, che sono pure noiose a parlarne, però sinceramente a me mi ha gustato. Avremmo voluto vincere, però oggettivamente secondo me il pari potrebbe essere giusto, hanno preso un palo nel primo tempo, bisogna essere onesti. A me è piaciuto molto lo spirito, l'idea di provarci a giocare, e quel gol rappresenta un po' il fatto che noi ci proviamo, spesso anche da dietro sento lamentele, ma noi siamo così, cioè ci piace provare a costruire più che a distruggere, e devo dire che il gol rappresenta un po' quello che è stato lo spirito dall'inizio della stagione quando abbiamo cominciato questo percorso. Sì, ancora il Luazzini e Bruno decisivo. Sì, Bruno, perché lui comunque è un attaccante abituato a fare gol, infatti nell'unica, diciamo, occasione si è reso disponibile a buttarla dentro. Il difensore se l'è perso, ma è andato in una zona cieca dove l'attaccante esperto, qual è Al-Quazi,
e volendo anche bravo e forte come con Son può succedere, perché è un cross molto teso, un cross che il portiere non fa in tempo a uscire, l'attaccante a decidere dove però scegliere la zona. Episodi anche nel primo tempo all'inizio proprio della gara con Wanzica ha colpito di testa, sì, ma lui ha quella fisicità, ha quella scaltrezza, quindi noi siamo contenti che lui poi in questo momento veramente ci ha dato una grande mano, perché con l'assenza di Fabrizi, che per noi è un perno importante, lo sapete, lui sta facendo veramente bene, sta dando un grosso contributo. La prestazione anche oggi c'è stata, ma il primo tempo abbiamo sofferto un attimino, poi ci eravamo messi bene il secondo tempo, la partita era in controllo ragazzi, la partita era in controllo, non stavamo rischiando niente, poi c'è stato questo mezzo fallo a centrocampo, non so se poteva essere fallo, una ripartenza loro, questo ha messo questa palla bellissima e mezzo forte, hanno fatto gol, calcio purtroppo terzo pure questo. Terzo gol annullato alla Samp, lo dicono anche gli avversari. Che dobbiamo fare ragazzi, lamentarci non serve a niente. 2-0. Sì, lì la partita era finita, facciamo il 2-0, la partita era finita, però... Però il chiedi recrimina anche su quel fallo di mano di Fonson. Sì. Quindi tutto sommato ritiene giusto un... Ci può stare. Certo. Il risultato, non lo so, mi sembra che qualche occasione in più l'abbiamo avuta, però poi hanno al Chieta pareggiato, quindi mettiamo che il risultato è giusto. Io penso che il Paolo il primo tempo, l'azione di fallo, il pallonetto, anche il secondo tempo, il gol annullato, il gol fatto, 2-3 ripartenze che abbiamo fatto, potevamo... chiudere la partita prima, forse il peccato è stato questo, però ai ragazzi non gli possiamo dire niente, abbiamo giocato qui col Chieti che è un'ottima squadra, abbiamo fatto una buona prestazione, è mancato pochissimo, mancato Lulli, no. Forse, è mancato Lulli, è mancato Frull, è mancato Ferri Marini, lo stiamo recuperando però ancora non è al 100%, però non posso, chi ha giocato ha fatto il suo, peccato per questo bellissimo cross e questo bel gol che hanno fatto loro, se no avevamo fatto, dai.